panzanella toscana, che altro non è che pane sbriciolato nell'acqua, e finisce lì. Oggi è arricchita di tanti prodotti dell'orto, ma in secoli passati questi prodotti non c'erano, o se c'erano dovevano essere consegnati al proprietario della Curtis oppure al nobile feudatario che governava quelle terre. Pensiamo anche a tutta la famiglia dei pancotti, delle tridure, dei pantrid, delle panade, che a partire dal Piemonte, passando per la Lombardia, per il Veneto, scende per tutta l'Emilia, fino in Romagna, occupando anche una parte delle valli marchigiane, segno evidente del riuso dell'elemento sostanziale, basale di qualsiasi cucina, il pane, ma anche l'elemento, se vogliamo, più povero, perché in assenza di pane era la carestia e poi la morte. E quindi il riutilizzo di questo pane che seccato veniva bollito nell'acqua o nei casi migliori in qualche brodo vegetale, e confezionando quindi quello che ancora noi oggi conosciamo come pancotto, oggi piatto preso.